Bentornati al primo video del mio canale. Io sono Alessia, se ancora non mi conoscete vi consiglio di seguire su Instagram, fate il link qui sotto e qui vi sarà apparso il mio profilo. Come avete letto dal titolo, oggi lascerò che degli sconosciuti suoi amici controllino la mia vita per un giorno. Ho preso ispirazione da questa ragazza qui, Olivia Summersil, se non mi sbaglio. Vi lascio il link qui sotto se siete interessati, andate a vedere il suo video, anche se è in inglese. E non ho ancora visto nessuno farlo su YouTube Italia, quindi se sbaglio correggetemi. E qui ho tutte le domande che andrò a fare. E andrò solamente sulla parte delle chat perché ho abbastanza paura della video chat. Il suo amico non stava tanto bene. E niente, iniziamo. Allora, mi sono spostata così qui posso mettere la registrazione in schermo. Sono già su Meagle e farò la chat in inglese perché non riesco a cambiare le impostazioni italiana. In italiano, scusate. La prima domanda che farò sarà colore preferito e così sceglierò la maglietta, se ne ho una. Si è disconnesso. Risponde. Si è disconnesso. Ce la farò, Ha ragione. Non c'era la maglietta, ragione. Ok, blu acqua. Ho una polo, dopo vi farò vedere, quindi adesso chiederò la marca preferita di scarpe tra Nike e Adidas, perché ho queste due, però spero di Nike. No, via. Ma perché? Che schifo questi. Ok, spero dica Nike perché le Adidas le ho bianche e con la maglietta blu acqua, blu cobalto, Nike. Ha detto Nike. Ok. Adesso chiedo che pantaloni dovrei mettere. Se è disconnesso scrivono tutte le stesse cose. What? Pants. Shoes I wear. Ho paura. Di questa domanda. Pretty pants. Chiedo se vanno bene i jeans. Levi's, vabbè. Ha detto Levi's, quindi jeans. Adesso ho chiesto il colore, spero dica nero. Oh sì. Ha detto nero. Ho tutto qui, giuro. Sto troppo contenta perché speravo di vestirmi decentemente domani. La prossima domanda è, mi trucco? The brothers move, you know.
se sbaglio comunque qualcosa in inglese sono anche le 10 di sera, quindi... Whatever to make you feel comfy. Oh, che carino! Quindi sì, mi trucco. Ok. Ma intanto qua non ho scritto niente. È proprio stupido. Io non ho dei Levi's, Levi's, come volete dire. Quindi metterò dei semplici jeans neri. Poi mi trucco. Sì. Adesso chiederò capelli naturali o mossi. E con mossi intanto mi faccio le trecce perché non mi va di farli con il ferro. Should I wear my natural hair or wavy hair? Ok. È abbastanza divertente. Natural, ok, quindi lisci. Quindi qui scriviamo naturali. La prossima domanda è: cosa devo mangiare per colazione? Visto che la chat è inglese, ho paura perché fanno colazioni strane. Quindi spero mi vada bene. Tomorrow, già faccio scrivere. Ho preparato i pancake proteici. Si è disconnesso. Ho preparato dei pancake proteici stasera, quindi potrei mangiare quelli. What should I eat for breakfast tomorrow? Ma perché? Vediamo che dice. Ok, cereali. Io ho chiesto con il latte o con il frappuccino. Con frappuccino intendo cappuccino, cioè caffè e latte. Ha detto solo latte. Tranquillo. Ok. Vado dell'imbecille. Quindi cereali e latte. Poi chiederò la merenda preferita. Se sentite dei rumori strani è il mio cane. Questa qui. E merenda preferita, che farò però domani pomeriggio, non domani a scuola, perché mi porto sempre le barrette. Come avete visto nell'ultimo video, vi lascio qui e qui. E ok, se n'è già andato. Favorite snack. Vediamo che dice. Broly cheese. Cerchiamo un po' che cos'è. Questo verissimo. Ma che cos'è? Questa roba mamma mia. No no. Chiamiamo un'altra volta. Ha disconnesso perché ho fatto una semplice domanda. Favorite snack. Ok, non ci vuole tanto. Favore, la maionese è uno strumento. Cambiamo, andiamo un'altra volta. Favorite snack.
Perché mettono così tanto a scrivere? Questo devi scrivere, se non messo. Ma che scrivere? È tutta una ricetta questa. Goldfish, ma che cazzo, dai. Snack. Dai. Corso dei rischi per stare dove sto. Cioccolato. Ho la Nutella, quindi potrei farlo con qualcosa. With bread. Quindi chiedo con il pane. Ah, ok, quindi solo cioccolato. Quindi mangerò o la Nutella oppure ho delle barrette proteiche al cioccolato bianco, oppure ho comprato degli Oreo proteici con cioccolato bianco, quindi posso mangiare quelli domani pomeriggio, quindi Oreo proteici. Poi chiedo se devo fare un bagno o una doccia domani. E take a bath or a shower. Shower, quindi doccia. Meno male. Non sprecate l'acqua. Sprecate l'acqua. Chiedo se dovrò fare una maschera o no. Non risponde. Chiediamo. Disconnesso. Facciamo face mask. Tanto credo che si capiva comunque. Ok, pigiamino con i gattini. Ok, sì, ha detto di sì. Stavo scrivendo yes. Perché no? E l'ultima domanda sarà youtuber preferito, perché di solito durante la giornata, quando non ho niente da fare oppure ho finito i compiti, come avete visto nel video precedente, sto su YouTube, quindi chiederò il loro youtuber preferito. Ho finito con le domande dopo 15 minuti di registrazione. E molto probabilmente dovete beccarveli tutti questi 15 minuti, ma la parte del vlog sarà abbastanza corta. Intanto scusatemi se sono struccata, ma sto per andare a dormire. E niente, ci vediamo domani mattina. Allora, ecco il mio outfit per domani. Qui ci sono scritte tutte le risposte. Avevano detto una maglietta color blu acqua, e questa è l'unica maglietta blu azzurra che ho. Poi levis neri, jeans semplicissimi, sono di H&M, e poi non so se metterò la cinta o no, dipende se mi stanno larghi i pantaloni. E come scarpe ho le Nike 97 nere. E niente, non è niente male, pensavo molto peggio. E ci vediamo. E niente, non è molto male, pensavo andasse molto peggio. The next day. Thank you.
Allora, sono le 5:10, quindi direi che si è fatta ora di fare merenda. E sto riscaldando i miei pancake, visto che li ho fatti ieri sera. Aggiungerò della nocciolata, come aveva detto il nostro amico di Omegol, fa pure rima. Aveva detto di mangiare del cioccolato da solo, solo che non ne ho tanta voglia, quindi nocciolata. E mi farò un bel cappuccino, visto che dovrò studiare per l'interrogazione di francese. E come sempre vi lascio dei disco. Se non mi seguite su VSCO, vi lascio il nome qui, vediamo così. E niente, a dopo. Assaggiamo, che poi ho pancake con la Nutella, però assaggiamo insieme. Qui davanti ho il mio cappuccino, perché senza io non studio. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Comunque, non sono pancake normali, sono pancake proteici, l'ho detto 40 volte. Se volete la ricetta, la lascio qua sotto. Tanto sono due ingredienti, farina d'avena e albume. La lascio qua sotto. It's not for me to say you love. Go with the brothers, oh, you know how we do it. Later that same evening. Come vi ho fatto vedere l'ultima clip, mi sono fatta la doccia, mi sono anche struccata, credo che avevate già notato la differenza. E avevo chiesto al mio amico di Omegol se dovevo fare una maschera. Hanno detto di sì. E utilizzerò semplicemente dell'argilla, questa qui, la bagno e la passerò in faccia. Poi come tonico utilizzerò la luce liquida dell'estetista cinica, vi lascio il link qui sotto, con un batuffolo da vatta. E poi utilizzerò la Moisture Surge di Clinique, che è la mia crema idratante preferita. E è quasi finita. E poi ci vediamo nell'outro. Siamo ormai arrivati alla fine del video. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale cliccando il bottoncino qui sotto. Attivate le notifiche così sarete sempre aggiornati ogni volta che posto un video. Qui da qualche parte vi sarà apparso il mio profilo Instagram e trovate il link anche qui sotto. Trovate il link di alcuni prodotti skincare e altre cose che ho utilizzato. E lasciatemi qualche idea per i prossimi video qui sotto. E niente, ci vediamo alla prossima.